Questo è uno degli affascinanti lavori di Angelo Laspina, che nasce come informatico per poi attraversare diverse tappe nella sua carriera. Diventa operatore audio-video e solo negli ultimi anni si appassiona al mondo della fotografia. Io sono nato come informatico tanti anni fa, anche non avendo fatto studi specifici per l'informatica, avendo fatto il liceo. Ma dopo il liceo ho fatto un corso post-diploma, quindi praticamente è stato un percorso quasi casuale, semplicemente per il fatto che dopo questo corso sono capitato per caso in una delle prime TV private, Telepire, qui facevo praticamente un po' di tutto, l'operatore video, cameraman, audio. Era un periodo pioneristico, quindi praticamente ci arrangiavamo a fare qualsiasi cosa. Vuoi perché praticamente il sistema video a quel tempo permetteva di vedere immediatamente il risultato. Non mi sono particolarmente interessato alla fotografia analogica di quel tempo, perché praticamente si lavorava sulla pellicola, quindi bisognava aspettare i tempi di sviluppo, i tempi di stampa, se si potevano stampare, eccetera. Attualmente, con le nuove tecnologie digitali, questo è possibile, nel senso che è possibile vedere prima che venga stampata su carta la fotografia direttamente il risultato. E questo è un grosso vantaggio, che purtroppo certuni o alcuni non riescono a capire, perché continuano a fare sempre, diciamo, a pensare alla vecchia maniera. Dalla parte video sono passata alla parte, diciamo, dalla parte video movimento, dalla parte statica, perché il fotografia non è altro che un fotogramma che congela un istante, un'immagine. Originario di Riposto, ma dall'82 residente a Fiumefreddo di Sicilia, c'è soprattutto la natura negli scatti di Angelo Laspina. Una natura che attrae perché è capace di offrire sempre punti di vista diversi e di essere al contempo certezza di stupore e bellezza. I soggetti preferiti attualmente, soggetti naturalistici, quindi paesaggistica, che naturalistica, macro, o anche se capita qualche evento particolare, come c'è stato ultimamente questo evento di queste nevicate che non succedeva neanche da quasi 50 anni, che sono uscito a fare delle foto e del video. Uno di questi video è stato messo nella pagina Marina di Cottone, che ha avuto un'enorme visualizzazione in termini sia di apprezzamento, sia di condivisione, sia anche di visualizzazione. Siamo sui quasi 30.000, insomma. La pagina è co-gestita da Giovanni Mazzia. Perché la natura è fonte di attrazione? Semplicemente perché la natura c'è, esiste, è pronta da fotografare, cioè basta uscire di casa, come dicevo prima, e notarla. E non sono pochi i riconoscimenti giunti in questi anni. Nel dicembre del 2015 c'è stato un grosso evento etneo di un'eruzione particolare che è durata qualche giorno, e che io ho fotografato, e avendole proposto queste fotografie a un concorso internazionale a Parigi, hanno ricevuto non due, ma due, non uno, ma due riconoscimenti: un honorable mention nella categoria non professional, e successivamente un silver win, cioè un secondo posto, sempre a Parigi, al People's Choice di questo concorso internazionale, il PRIX 3 2016. Una di queste foto è stata pure pubblicata sulla rivista Fotocult di ottobre 2016. E ha avuto anche un altro piccolo riconoscimento, selezionato fra i top 250 winners di un altro piccolo concorso in America, a Denver, Colorado. Un altro finalista a un altro General Aviation Week di New York, primo in Italia e tra i primi 10 in tutto il mondo. Fra le molteplici esperienze di Laspina c'è anche la stesura di un libro specialistico in lingua inglese, Analog Video Technological Evolution Plus di IY Circuits. Ma è interessante e soprattutto vedere come Laspina sia riuscito a sposare due passioni, quella per il volo e quella per la fotografia, e a farne prodotti davvero suggestivi. Quella del volo è stata una cosa casuale, perché conoscendo un carissimo amico che conosco da quasi 30 anni, che chiamandomi un giorno mi ha detto: mi sono comprato il deltaplano, facciamo un voletto, e mi sono portato dappresso la fotocamera. Dapprima timoroso, perché ovviamente portare un attrezzo che non è ben fissato su un mezzo volante non è sicuro. Poi man mano si è fidato e abbiamo fatto qualche voletto qui in zona, ma siamo arrivati addirittura in volo, sorvolando i Nebrodi, sopra Tindari, sopra Caronia, sopra
sopra Capo d'Orlando, mi ha fatto, e poi sopra Randazzo. In conclusione, cos'è per te la fotografia? Ma per me la fotografia è, come diceva qualcuno, la trasposizione della realtà su un'immagine. Quindi se poi viene questa immagine è un'immagine stampata o guardata al computer, dipende dalla tecnologia attuale.